È il 10 novembre del 2020. Tim Cook sale sul palco virtuale del keynote di Apple e annuncia al mondo quello che definirà un grande giorno per i Mac. Quel giorno Apple presenta al mondo il chip M1, il primo processore progettato internamente per i suoi computer. Un momento che segna l'inizio di una nuova era per l'azienda di Cupertino, nonché l'inizio della fine di una partnership ventennale con Intel. La transizione dai processori Intel ad Apple Silicon è stata descritta da molti come un salto ambizioso e forse anche rischioso. Ma perché Apple ha deciso di intraprendere questa strada? E soprattutto, dove ci troviamo oggi, 4 anni dopo il lancio di quel chip rivoluzionario? Per capire l'impatto dell'M1 dobbiamo prima guardare al contesto. All'inizio degli anni 2000 i Mac erano ancora basati su chip PowerPC, con limiti significativi in termini di potenza ed efficienza. Apple allora sceglie Intel, che a quel tempo era all'avanguardia del settore, consentendo una nuova gamma di Mac più competitivi e performanti. Con l'arrivo degli iPhone e degli iPad, Apple inizia a sperimentare il controllo completo dell'hardware, progettando chip su misura per le proprie esigenze. Apple vedeva crescere una nuova generazione di processori basati su ARM, capaci di offrire potenze e prestazioni sempre maggiori. Col tempo, l'idea di avere un processore proprietario per i Mac diventa più di una possibilità, diventa una necessità. Arriviamo al 2020. Il chip M1 viene annunciato come una soluzione tutta in uno, che include processore, memoria ed unità grafica, capace di offrire prestazioni migliori e maggiore efficienza energetica rispetto ai processori Intel. Apple presenta l'M1 con 3 modelli, il MacBook Air, il MacBook Pro da 13 pollici ed il Mac Mini. Il riscontro è immediato e quasi unanime. L'M1 è un successo. I benchmark mostrano prestazioni superiori non solo ai processori Mac con Intel, ma anche a molti laptop di fascia alta. Ed anche la durata della batteria sorprende tutti, con i MacBook Air e Pro capaci di funzionare per intere giornate senza ricarica. L'innovazione dell'M1 si riassume in un concetto chiave, insomma, l'efficienza. E non è solo una questione di potenza fine a se stessa. Il chip M1 consente di avere prestazioni elevati senza compromettere la portabilità, una soluzione che rende l'M1 una piccola rivoluzione anche per il design dei nuovi Mac. L'arrivo dell'M1 scuote profondamente l'industria dei PC. Da anni, dominatori indiscussi del mercato quali Intel ed AMD si trovano di fronte ad una nuova competizione. Il chip M1 non solo stabilisce nuovi standard di prestazioni ed autonomia, ma rappresenta anche un'innovazione culturale. Apple dimostra che un'azienda tecnologica può sfidare i colossi dei processori tradizionali sfruttando una tecnologia diversa. Intel ed AMD, in particolare, rispondono cercando di rafforzare la propria offerta ARM. Intel poi si lancia anche in una serie di campagne pubblicitarie in quel periodo, con spot che evidenziano le limitazioni dei Mac con Apple Silicon rispetto a Windows. Nonostante ciò, però, Intel sembra avere difficoltà a proporre un'alternativa solida, rimanendo concentrata sui suoi chip x86. AMD, dal canto suo, ha registrato progressi significativi in quel periodo con i processori Ryzen e le soluzioni mobile, ma è ancora molto lontana e costretta a fare affidamento su consumi energetici più elevati rispetto ad Apple Silicon. Di fronte a questi sviluppi, Microsoft intensifica la propria ricerca su Windows su ARM e collabora con Qualcomm per creare laptop più efficienti e leggeri, ma la piattaforma Windows su ARM è ancora un'opzione di nicchia, priva del supporto universale che Apple offre tra macOS e iOS. Oggi, a 4 anni di distanza, Apple Silicon è una realtà consolidata e si è evoluta fino ai recenti chip M4, M4 Pro ed M4 Max, che offrono prestazioni fino al 65% superiori rispetto all'M1, il capostipite di questa rivoluzione. Questo incremento non è solo una questione di potenza, come dicevamo. I nuovi chip migliorano la velocità di calcolo, le capacità grafiche, l'efficienza e portano i Mac a livelli di prestazioni che ora competono con workstation di fascia alta. I chip M4 Pro ed M4 Max in particolare rispondono alle esigenze di professionisti, offrendo risorse per lavori complessi come la modellazione 3D, l'editing video ad 8K e il machine learning con Apple Intelligence.
Grazie alla tecnologia avanzata e alla memoria unificata, Apple riesce ora a mantenere elevate prestazioni senza sacrificare l'efficienza energetica, continuando a lasciare i suoi competitor a rincorrere. Mentre molti computer tradizionali necessitano di hardware esterno o alimentazione costante per supportare carichi intensivi, i Mac con chip M4 riescono a mantenere performance stabili senza dover ricorrere a raffreddamenti complessi. Ed anche l'integrazione tra hardware e software permette ad Apple di ottimizzare ogni aspetto di questa esperienza globale per l'utente. C'è anche un altro particolare che vale la pena trattare in questa pillola. La rivoluzione di Apple Silicon è stata supervisionata interamente durante l'era Tim Cook, una figura spesso in ombra rispetto al suo leggendario predecessore Steve Jobs. Ma se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull'ascito di Cook, Apple Silicon rappresenta una risposta chiara. Tim Cook ha guidato l'azienda attraverso una delle transizioni più ambiziose e complesse della sua storia, cambiando per sempre la percezione e le potenzialità dei computer Mac. La transizione non è stata solo un'evoluzione tecnologica, ma anche una dimostrazione di visione strategica ad ampio spettro, che ha permesso ad Apple di superare concorrenti storici come Intel e di portarsi avanti in un settore dominato per decenni da altre architetture. Vision Pro potrà anche avere un futuro incerto, ma la Silicon Valley ed il mondo possono dirsi certi di una cosa. Sotto la guida di Tim Cook, Apple è più vincente che mai. Questo, forse più di qualsiasi altra cosa, sarà il suo contributo indelebile alla storia dell'azienda di Cupertino.